Già ci siamo, no? Vento. Alzate le camere che non stanno vedendo niente. Alza, non vedono. Alza ancora, non mi vedono. Ciao a tutte. Ciao Anna, ciao Roberta, ciao Isabella. Oh, ma sì, mi vedono. Buon pomeriggio. Si direbbe che mi stavate aspettando. Che cosa facciamo oggi? Facciamo un dolce con le ultime ciliegie a disposizione, perché come ben sapete il maltempo le ha rovinate tutte e quindi ne sono rimaste ancora poche. Queste le raccolte stamattina al regista. Sì, mi raccomando, inquadra le Ferrovia. raccolte tutte. Sono delle ciliegie ferrovia, Va guardate che bene, va belle. bene. Fai vedere bene la ciliegia. A forma di cuore, che è la caratteristica della ciliegia ferrovia di Conversano. Pendolo lungo. Sì. Che cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare il cheesecake alle ciliegie, come avevo detto già martedì scorso, e lo facciamo con una base di frollini al cioccolato. Invece di frollini semplici, come nella ricetta del cheesecake alla fragola che troverete nel link, va bene? Ciao Daniela, ciao Angela, ciao a tutti. Allora, iniziamo dal frullare. Mi segui? Iniziamo dal frullare i frollini con un cutter e quindi ridurlo in polvere. Io l'ho già fatto perché non aveva senso stare qui a frullare i frollini mentre voi mi guardavate. Quindi 400 g di frollini, 150 g di burro fuso. Comunque, io vi sto dicendo gli ingredienti, ma voi li troverete tutti nel link in Apposta. descrizione, come sempre. Quindi, qui abbiamo i frollini tritati, frullati, e qui abbiamo il burro fuso tiepido. Andiamo ad unire tutto. E mescoliamo bene. Questa sarà la base del nostro cheesecake. Beata te che te le mangi, ma veramente, beata te, io le ciliegie non le posso mangiare perché sono allergica. Però devo dire la verità, qui da noi non costano tanto perché Conversano è la città delle Là ciliegie sotto agli alberi. e diciamo che poi abbiamo la fortuna, un po' tutti, chi più chi meno, di avere parenti, amici, genitori, zii, cugini che hanno le ciliegie e quindi la maggior parte di noi le ha in regalo. Però capisco bene che da voi magari costino tanto, però devo dire una cosa, io non devo difendere nessuno, è un frutto che abbiamo solo una volta all'anno e quindi è prezioso. Non dico che deve costare l'ira di Dio, però è normale anche che abbia dei costi per i produttori. Quindi, vedete bene? Ho amalgamato il burro ai frollini al cioccolato. E adesso cosa facciamo? Qui ho una tortiera da 24 centimetri già vestita, nel senso che ho messo un foglio di carta forno alla base e poi delle strisce di carta forno tutto intorno, così quando andiamo a sfoderare la cheesecake è facile. Togliamo l'anello, togliamo la carta e dovrebbe rimanere perfetta. Ora che facciamo? Andiamo a mettere i frollini col burro sulla base, però prima mettiamo la gelatina nell'acqua che ci servirà fra un po'. Sono quattro fogli credo di gelatina, ora non ricordo più.
andiamo a mettere questo. Se non vi piacciono i frollini al cioccolato, utilizzate quelli classici bianchi. Se siete allergici al glutine, utilizzate dei frollini senza glutine, naturalmente, non serve nemmeno che io lo dica. Andiamo a schiacciare bene la base, mi raccomando, livellatela più che potete. Si vede? Faccio così? Perché essendo neri, essendo cioccolato i biscotti, cosa devo fare per far vedere bene? Si vede. Ah, si vede, perché ho paura che essendo cioccolato i biscotti, livellate il più che potete. Deve essere bella omogenea. Se avete un batticarne oppure uno di quei cosi per fare gli hamburger, e fate così, io non ce l'ho, devo arrangiarmi con il cucchiaio. Però, come vedete, col cucchiaio si riesce benissimo. Ok, la base diciamo che è fatta. Ora ho fatto un disastro. La fretta, va bene, dai, la base voi livellatela meglio di me, ok? Fai vedere bene la base. E questa adesso la mettiamo una mezz'ora in frigo. Io la metterò in freezer. Ciao Mattias! Ciao anche a Noemi, arrivo su, la metto in freezer, questa la metto in frigo o in freezer per far rassodare la base nel frattempo che prepariamo la farcia. Quindi fra mezz'ora, fra 10 minuti, io la metto in freezer perché non ho mezz'ora e ho tutti gli ingredienti già pronti. Voi se non avete preparato già tutta la linea degli ingredienti, mettete la base in frigorifero, va benissimo. Che c'è, regista? Ti vedo perplesso, non ti preplimere. Metto il freezer, va bene? A chi via costellini gli diamo la cheesecake. Ma che dici? Che non è possibile fare una cosa del genere? Non gli date retta? Ok, ora qui che cosa abbiamo? Abbiamo ricotta, mascarpone e zucchero a velo. Questi tre ingredienti sono quelli che dobbiamo assemblare per primi. Io ho preso una ciotola più grande per essere più comoda e andiamo ad aggiungere la ricotta che ho già setacciato. Io ho usato uno schiacciapatate perché non ho il coso per setacciare la ricotta. La ricotta meglio se è del giorno prima o di 2 giorni prima, il più compatta possibile. La mia è di ieri, non è molto compatta. Luciana, non ti preoccupare, dopo il video lo ritrovi su YouTube. Allora, alla ricotta unisco il mascarpone. Sono 300 di ricotta, 250 di mascarpone e 100 grammi di zucchero a velo. Voi comunque controllate sempre nel link del post, perché io naturalmente posso sbagliare, fra tante ricette posso sbagliare di qualche grammo di ingredienti. Ora dobbiamo fare un po' di rumore. Facciamo così, prima lo amalgamiamo un po' con la spatola e poi vado con le fruste, se no farò troppo, per troppo tempo rumore. In modo anche da non far volare lo zucchero a velo dappertutto. Ok. Facciamo così. E adesso amalgamiamo ricotta, mascarpone e zucchero a velo.
300, 250 e 100. Come vedete è abbastanza veloce la storia. Ora io devo prendere un attimo un panno per togliere queste molliche di frollino che mi danno fastidio e arrivo subito. Ora mi sento molto molto meglio. Ora che cosa dobbiamo fare? Io vado a riscaldare, arrivo subito, 20 ml circa di panna che avevo lasciato da parte per andare a sciogliere la gelatina. Quindi qui abbiamo la gelatina, i 4 fogli che ho messo in acqua fredda ad ammollare. Ora non so perché si sono attaccati tutti, ma non è un problema, poi nel liquido caldo, ecco, ho messo 4 fogli di gelatina ad ammorbidirsi. Ora sto riscaldando 20 ml circa di panna dei 250 grammi per sciogliere la gelatina e la unisco qui e poi uniamo la panna. E poi qui abbiamo la coulis di ciliegie che ha un colore meraviglioso, guardate che bella. E adesso vi dico anche come l'ho fatta. Posso mettere la Philadelphia? Sì. Al posto del mascarpone puoi utilizzare la Philadelphia tranquillamente. Ora tu riprendi qui, io vado a prendere un attimo il latte, la panna che si è riscaldata. Sì, vedete? Proprio pochissima panna, la sono andata a riscaldare. Ora prendo la mia gelatina, la strizzo per bene così. E la vado ad aggiungere alla panna calda. Vedete come si scioglie immediatamente. Riprendi la gelatina che si sta sciogliendo. Con la mia maxi frusta vado a mescolare. Vedete? Si è sciolta alla perfezione. Ok, ora questo lo aggiungiamo a questo composto, sempre mescolando, lo aggiungiamo poco alla volta così. Solo che aggiungiamo anche il resto. Ok, l'ho preso tutto. Mescoliamo bene. Ora io vorrei fare un esperimento, andare ad aggiungere, perché questo filo mi deve dar fastidio, andare ad aggiungere un po' di coulis alle ciliegie qua. Lo faccio perché la voglio rosa. Che bel colore. Speriamo di non aver fatto danni e di non aver sbagliato. Se ho commesso un guaio, ve lo dirò.
vorrei essere andata a sbilanciare, non vorrei aver sbilanciato tutti gli ingredienti. Una cosa, dammi questa e facciamo così. Ora con questa andiamo a mescolare bene qua e adesso ci toccherà aggiungere la panna. Allora, finora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto alla ricotta setacciata, io ho detto ho usato uno schiacciapatate, alla ricotta setacciata il mascarpone e lo zucchero a velo. Beh, è un bel colore. Poi ho aggiunto la gelatina che avevo messo in ammollo, strizzata e sciolta in 20 ml di panna riscaldata. E adesso aggiungiamo la panna fredda. Ecco qui, l'ho montata prima e l'ho lasciata in acqua e ghiaccio per non farla smontare. Eccola qui. Questi sono i 230 ml avanzati dei 250 ml. 20 ml li abbiamo presi per sciogliere la gelatina. Vi ricordate? E adesso aggiungiamo la panna. Poca alla volta, sempre dal basso verso l'alto, per non far smontare la panna. Così. Ha il colore del sito, questa cheesecake. Hai visto? Glicine, non si vede bene? Non è bello vedersi? Più chiaro. Ma forse non si vede bene. Sì, sì. Si vede che bel colore? Quasi. Non è il colore del sito? Quasi no. Oh. Più forte quello. Che peccato. Andiamo ad aggiungere sempre la panna, sempre dal basso verso l'alto, così. Non c'è nessuna domanda? Ciao. No, ciao. Ciao a tutti. Tornate alla panna. Alla panna? No. No, serve una cosa che sia montata, perché abbiamo la ricotta che non è montata, il mascarpone o la Philadelphia che non è montata. Non lo so, volete provare con lo yogurt? Però non vi garantisco. Non è che non vi garantisco perché non vi voglio garantire. Però... se poi non viene bene, non è colpa mia. Prendiamo tutto. Non sprechiamo niente. Sto prendendo tutta la panna. Ok. Sul piano. Okay. Ci siamo. Quindi questo è il composto realizzato con ricotta, mascarpone, zucchero a velo, gelatina sciolta nella panna riscaldata e poi la panna montata. Ci siamo quasi. La ricetta è quasi finita, perché io non ho il cheesecake pronto, naturalmente, perché sennò poi con due cheesecake non saprei che farmene. Quindi ora lo mettiamo nello stampo, lo livelliamo per bene e poi domani mattina o sulla tarda mattinata vi farò vedere il risultato del cheesecake pronto. Ora, questa è la crema che abbiamo ottenuto, questa è la coulis e qui ci sono le ciliegie. Togliamo tutto quello che non serve e facciamo spazio. Questo non serve, questo non serve più e arrivo subito. Ciao. Ok, arrivo. Prendiamo la base che avevamo messo in freezer. Ed eccola qui. Ecco. È già
bella dura perché io l'avevo messa in freezer, non l'avevo messa in frigorifero. Ora andiamo a mettere sulla base la farcia che abbiamo preparato. Quindi, oddio che pesante. Scarovoltiamo tutto, prendiamo tutto, tutto, tutto. Oddio, è pesantissima. Aspetta qua. Andiamo a livellare. Tu stai a posto tuo. Con delicatezza, perché altrimenti tutto il lavoro fatto per non smontare il composto lo andiamo a rovinare. Aspetta, spostiamo questa. Passiamo un po' i bordi e portiamoli verso il centro, così. Spero che si veda perché ha un bel colore. A me piace questo colore. È delicato, è un glicine, chiaro chiaro. Ora, prima di terminare con sistemare la farcia, andiamo a sbattere un po' la tortiera sul così, in modo da togliere l'aria nel caso in cui ce ne fosse all'interno, le bolle d'aria. Sì. Beh, perché devi fare questa cosa? Stai qua. Ok, ora questa andrà o in frigo. Sì, è vero. Che cosa? Oddio. Sei la migliore food blogger di tutti i tempi, è vero. Chi l'ha scritto? È un po' esagerato. Però grazie. Ok, aspettate che qui c'è un po' di farcia. Bravo. Ok, allora, come vi ho detto, io non ce l'ho la cheesecake già pronta. Dobbiamo aspettare a domani per il risultato, però l'abbiamo fatta lo stesso insieme. Come avete visto, se avete già tutto pronto, veramente non ci vuole niente a Vabbè, farla. la stai assemblando. Sì. Che Grande Rosa, grazie. diametro è la teglia? 24 centimetri. Questa è di 24 centimetri. La puoi fare più piccola, ti verrà più alta, ma non te lo consiglio perché sennò poi è troppo alta. Ciao Aspetta da un attimo. Noemi. Ciao Noemi! Anzi, devo dire una cosa, Noemi, 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 guarda. Domani è il tuo compleanno, quindi tanti auguri Noemi, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Noemi, tanti auguri a te. Auguri Noemi, questa torta facciamo finta E la che cheesecake l'ho preparata per te, la cheesecake, a tutti. ah, per tutti. Questa torta faccio finta che l'ho preparata io per te, te la dedico, va bene? Ok, allora, dopo questa Happy performance, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Grazie, non ve ne Patrizia. andate, dopo questa cosa, vi prego, rimanete ancora qua, non mi abbandonate da sola con lui, vi prego, rimanete qua. Allora. Domande, Domande. la teglia, il La teglia è di 24 diametro, centimetri. 24. Sì, l'ho già detto. Poi? Come si inviano le stelle? C'è un Non lo so pulsantino, c'è un io, non le ho mai pulsante, inviate le invia le stelle. Se non ce le avete bisogna stelle. Non lo acquistarle. so proprio come si inviano le Mi sa, stelle. 250 ve Non le lo so, vabbè. Allora, riepiloghiamo quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo frullato dei frollini 400 grammi, i miei erano al cacao. Voi, se volete, potete utilizzare i frollini semplici.
Abbiamo sciolto 150 g di burro e l'abbiamo unito ai frullini e al cacao. Abbiamo mescolato il tutto e abbiamo fatto la base della nostra cheesecake. Abbiamo rovesciato il tutto nella teglia cerniera foderata di carta forno. Abbiamo livellato con un cucchiaio e tenuto in frigorifero o in freezer per mezz'ora. Io, prima di fare tutto questo, ho preparato la coulis alle ciliegie. Ho semplicemente cotto le ciliegie con lo zucchero e un po' di succo di limone, 350 g di ciliegie con 50 g di zucchero e mezzo succo di limone. Auguri Anna Rita per il suo compleanno. Anna Rita, auguri. Auguri. Tanti auguri. Buon compleanno. Fra qualche giorno. Ok. No, cioè, quale che fa il compleanno oggi? Va bene. Ok, allora. Andiamo avanti. Sì, stavo dicendo, ho cotto le ciliegie con 50 grammi. Naturalmente, ho tolto il nocciolo, nocciolo, noccioli. L'ho tolto. Ho cotto le ciliegie con 50 g di zucchero, 350 g di ciliegie e mezzo limone spremuto. Il limone mettetelo perché vedete che bel colore gli conferisce alla coulis? La fa venire bella, lucida. C'è una ciliegia buona. Sì, quella che hai raccolto tu. Quello che ho raccolto sicuramente. Vedi. Va bene, sì. Cotto le ciliegie. Da sotto all'albero. Volevo vederti di raccoglierle da sopra all'albero. Cotte le ciliegie con lo zucchero e il limone. Le ho frullate. Ah, sta spiegando il coulis. E dico che sta spiegando il coulis. Tu non mi stai ascoltando, ma loro sì. Adesso c'era più di uno, chiedevo come si fa. No, te lo sto spiegando. Il coulis, ma come si scrive coulis? Coulis. Coulis. Me lo fai dire? In francese, ma è francese. Coulis. Allora, ho cotto 350 grammi di ciliegie denocciolate con 50 grammi di zucchero e il succo di mezzo limone. Una volta cotte, nel senso non dovete fare la marmellata, devono appena appena appassire, le ho frullate con un frullatore a immersione. Dopo io, perché non mi piace trovare dei pezzettini di ciliegia, le ho passate tutte ad un colino a maglia fitta. E le ho, e questo è il risultato. Va bene? E questo è il risultato, il coulis è questo. Poi scriverò tutto nella ricetta. Tranquille, poi stasera io mi metto e scrivo la ricetta e domani quando esce la ricetta completa con il cheesecake fatto, troverete tutte le dosi, dimmi. C'è una signora che fa 60 anni, le puoi fare gli auguri? Sì. Caterina Secchi. Auguri Caterina, tanto c'è la torta, di nuovo. Ce l'abbiamo la torta, le candeline mancano. Parla troppo, chi fa la ripresa? Signora, noi stiamo qui per scherzare, per stare tranquilli, per divertirci un po'. Non è, sì, lo so, sicuramente parliamo tanto, però non fa niente, ci divertiamo comunque, non fa niente, va bene così. Se a lei non gli non piace, può anche non guardare, comunque non fa niente. Allora, ripetiamo da capo, così la signora se ne va proprio, si arrabbia? No. Allora, poi abbiamo fatto la base. Al mascarpone ho unito la ricotta setacciata, 250 g di mascarpone. La ricotta setacciata credo che fossero 300 g e 100 g di zucchero a velo. Ho mescolato il tutto con il frullino. Dopodiché ho strizzato la gelatina, i fogli di gelatina messi in ammollo nell'acqua fredda. Le ho strizzati e le ho fatti sciogliere nella panna bollente. Una volta sciolto ho aggiunto tutto al composto di ricotta, mascarpone e zucchero a velo. Nel frattempo avevo montato 230 ml, perché 20 ml li ho presi per sciogliere la gelatina. Avevo montato 230 ml di panna. Una volta assemblato il tutto sono andata ad aggiungere la panna montata con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non far smontare il tutto. Quindi cosa ho fatto? Ho ripreso la teglia cerniera dal freezer e ho scaravoltato il tutto dentro, ho livellato bene il tutto e adesso va di nuovo in frigo. Domani vi faccio vedere la cheesecake pronta, decorata, bella. Ora non so, volevo mettere queste ciliegie all'interno, però forse mi guasteranno tutto, vediamo domani come la decoro. Sì. Forse volevo fare dei cuoricini, se riesco a fare dei cuoricini, però ora non li posso fare perché
Vi volevo far vedere, ma non so se lo posso fare. Cosa vuoi farci vedere? No, forse rovino tutto, perché voglio fare dei cuoricini, però la base deve essere già arrossodata per poterli fare. Se lo faccio adesso, scende la coulis, scende tutta nel fondo. Non lo faccio, se no rovino tutto. Poi vi metto le foto o un piccolo video di come l'ho fatto, va bene? Ok? Se ci sono domande, fate pure. Sì, vabbè, sì. Domande? Risposta. A che cosa? La domanda. A quale domanda? E Tutto a falla. Tutto posto. a posto e niente in Sì. Le ordine? dose, ingredienti. Dosi sono tutte nel link in descrizione. Quella è alle fragole, ma è la stessissima ricetta. Siccome è troppo buona, io non la voglio cambiare. Poi magari se ne trovo una migliore, magari con lo yogurt, facciamo quella con lo yogurt. Però questa qui è troppo buona, non la voglio cambiare. E quindi ho solamente sostituito le fragole con le ciliegie. E basta. Va bene? Quindi la ricetta è quella, Sì, la solo il ricetta è frutto quella. da cambiare. Solamente, ho cambiato solamente la frutta e la base. Invece che i frullini bianchi, ho usato i frullini al cioccolato. Ok? Sì. Va bene? Mentre per il video lo Il troviamo. video lo trovate. Tu hai Ok. per caso una ricetta dello spumone di ciliegia? Oh, lo spumone di ciliegia. Spumo di ciliegia, in che senso? Non mi viene No. adesso, un attimo, ci devo pensare, fammi mettere in moto il Vabbè, lo cervelletto. spumone, sì, vabbè, fai il cuore di ciliegia. Lo spumone, se, potresti Metti il fare il cuore. gelato furbo che io ho fatto alla ciliegia, invece di metterlo nella vaschetta del gelato, lo metti in contenitori alti e al centro gli metti una mousse di ciliegie. Vabbè, poi ti rispondo in privato, non è. Semmai poi un giorno facciamo uno spumone. Lo spumone, così fa lo spumone. Ci vuole il gelato vero, io non ce l'ho la gelatiera. Non dire cose che non si possono fare, stai buono. Allora. Dipende dalla gelatina. Sì, penso che con le ciliegie la base al cioccolato, per avere il colore glicine, hai aggiunto qualcosa? Le ciliegie, queste qua. Il culi. L'aculi. La culi. Ma non la metti sopra la culi? C'era qualcuno? Non si No. No. mette adesso la culi? Cioè, No, perché vorrei fare una decorazione diversa, poi vi faccio vedere tutto. volendo la puoi Sì, mettere. volendo la potevo mettere, però aspettate, per mettere la coulis sopra avrei dovuto mettere la gelatina qui e voi avete visto che io gelatina qui non l'ho messa. Sta Ci sono dei passaggi piovendo, il diluvio. fuori. No, anche dentro. Ah, vedi, quindi bisogna Sì, seguire, cioè ci sono dei passaggi. qua se avessi voluto usarla come copertura. Dovevi mettere la Devo mettere gelatina, la gelatina, che però non è non è stata detto, messa. non è stata messa. Però io domani devo vedere, io vi dico tutta la verità perché sono abituata così. Se la decorazione che voglio fare, i cuoricini, non mi verrà bene, io qua ci metto la gelatina e ricopro tutta la cheesecake, va bene? Se invece la decorazione che voglio fare, di realizzare i cuoricini sopra, mi viene bene, non la metto. Ecco, questi sono trucchetti che anche a voi servono. Se una cosa non vi viene bene, non dovete demordere, cambiate. È in corso d'opera. Non vi è venuta bene quella decorazione? Livellate Livellate e e fate qualcun altro. un'altra. Così farò io domani. Se i cuoricini non mi verranno bene per un motivo X, io qui ci metterò un po' di gelatina Eh sì. In e ricoprirò la cheesecake. corso d'opera, tanto Non l'ingrediente bisogna mai sbagliato. demordere. No. Mai. A tutto c'è soluzione. A tutto, tutto, tutto. Va bene? Ora dimmi, sono appena entrata, stai facendo cheesecake? Sì, Sì. l'abbiamo fatto. Farai i rustici leccesi? Sì, li farò, però non in diretta, perché i rustici leccesi è solo una cottura al forno, la preparazione vi posso far vedere, che ci vuole a mettere nella pasta sfoglia il sugo, la mozzarella, il prosciutto e a richiuderli? Non ci vuole niente. Però siccome sto studiando la ricetta di una pasta sfoglia furba, è in preparazione, sta nel frigorifero. Devo ancora provare a cuocerla. Se mi riesce, faccio i rustici leccesi con la pasta sfoglia furba. Va bene? Però devo provarla ancora se è riuscita o non è riuscita la ricetta. Perché il lavoro del food blogger è un duro lavoro. Sì, Sì, si provano le ricette. vengono testate.
Sì. Io non prendo le ricette di nessuno e tutte le ricette sono testate da me. Se non sono testate da me, io non le pubblico. Non vengono approvate. E se c'è qualche problema, io lo dico e non lo pubblico. Oppure dico, attenzione, che c'è questo problema. Io dico tutto, anche a mio svantaggio. Io dico tutto. Va bene? Sì. Quindi se usiamo la culì in superficie, bisogna per forza mettere la gelatina. Eh sì. Perché se no, quando andrai a togliere l'anello, la culì cadrà. Cade tutta. Cade tutta. Sì, però la consistenza. Invece ora questa qui, fra un 3 ore, che già si era presa, ti pare, veramente, guardate. È morbida. Non è ancora morbida, sì. Vedete? Fra un paio d'ore, tutto un senso. Questa qui già si era presa, naturalmente questa deve andare in tutto un senso. Se noi mettiamo questa qui che è senza gelatina, nel frigorifero non si rapprenderà quanto? Un po', ma non ha la gelatina che la tiene e quindi cadrà. Dovete mettere per forza la gelatina. La gelatina, la agar-agar, quello che vuoi tu. Però, sì. Devo ringraziare Francesco Paolo che dà delle risposte sempre corrette e giuste. È preparato. Sì, è preparato. Lo ringrazio vivamente. Un supporter. Sì, supporter. Sì, un supporter. Va bene? Sì. Ok, ora. Voglio vedere le vostre cheesecake. Voi mi mandate tutti quanti le fotografie in privato delle vostre preparazioni e io non voglio chiedervi ogni volta il permesso di pubblicare le fotografie, però da oggi lo faccio. Quando mi mandate le ricette realizzate da voi, vi chiedo il permesso di pubblicarle, perché non voglio che qualcuno si offenda se vede la fotografia pubblicata. Le pubblica solo loro, direttamente. Sì, oppure pubblicatela voi la cheesecake sulla pagina, nei post della pagina, oppure nei commenti del video, oppure me la mandate in privato e mi dite puoi pubblicarla e io la pubblico sulla pagina dicendo naturalmente chi l'ha fatta. Ma certo. Perché non mi prendo mai meriti che non sono i miei e così diciamo che la ricetta è valida e anche voi avete potuto fare tutto regolato, tutto pulito, tutto regolare, con me non c'è trucco e non c'è inganno. Grazie Anna Paola, grazie Giovanna, grazie Rosanna Cicorella, grazie a tutti. Allora, abbiamo fatto la cheesecake, ora ci salutiamo, non chiudere, perché stai muovendo tutto con un bradipo le mani, come se devi fare chissà quale operazione chirurgica. Va bene, ci vediamo martedì, però prima di salutarvi vi ricordo. Sono impietrito le mani. Impietrito? Oh bello. No, questo non ha l'impugnatura, questo coso. Va bene, ho finito, non ti preoccupare. Tra poco è finita la tortura. Mezzi un po' scarsi. Prima di salutarvi, che stavo dicendo? Ah, vi ricordo, iscrivetevi al mio canale YouTube, perché molto presto ci sarà un'altra video ricetta bellissima. No, anche perché probabilmente le faremo da YouTube, quindi se non vi iscrivete... Sì, non sarà subito, però le faremo da YouTube, molto probabilmente. Anticipatevi. Sì. Se no, non vedete i video da YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela. E poi realizzate la cheesecake alle ciliegie. Se non avete le ciliegie, utilizzate un altro frutto. Dimmi. È la moglie che usa il profilo del marito. Chi? Francesco Paolo? Sì. Oh, che bella sorpresa, sono più felice. Angelo. Non perché abbia niente contro Francesco Paolo originale, però certe volte interagire con gli uomini è un po' pericoloso. Vabbè, è preparata la signora. E quindi sono contenta. Come si chiama la signora? Angela. Va bene, grazie, sono la moglie Angela. Benissimo Angela, sono più contenta. Grazie. Allora, basta così, dai, abbiamo detto troppe chiacchiere, poi hanno ragione, dicono che parliamo assai. Ci vediamo martedì pomeriggio. E tanto sta piovendo. Sì, piove col sole, sembra marzo. Sta piovendo, però c'è anche il sole. Ci vediamo martedì pomeriggio, sempre qui sulla pagina, per fare una ricetta salata. Se avete dei suggerimenti, datemeli. Però qualcosa di semplice, facile, perché così... Io non mi agito e ci divertiamo tutti. Non agitare nel senso che ho troppe cose da fare, troppe preparazioni, poi a me mi piace fare le cose precise e quindi mi viene l'ansia. Se avete dei suggerimenti, datemeli, va bene? Sì. Ok,
Dove piove? A Conversano! Vi saluto con le ciliegie di Conversano Ferrovia. Vedete che belle? A forma di cuoricino. Si vedono bene? Vediamo. Le vere ciliegie Ferrovia? Le vere. E cioè, le spacciano per Ferrovia, quelle che non sono. Ah, quelle che non sono. Però, allora, vi spieghiamo come riconoscere le ciliegie Ferrovia. Un secondo solo e poi ci salutiamo di nuovo. Le ciliegie Ferrovia si riconoscono da due o tre caratteristiche particolari. Il peduncolo lungo. Ora, qui sono tutte ferrovie, quindi no, sono abbastanza, posso paragonarle con un altro. Qui, il peduncolo lungo. La forma a cuoricino. Con una punta. E il colore che è bello rosso. E al gusto sono dolci, ma non dolcissime. E soprattutto sono croccantissime, croccante. Non sono morbide. Dure. Se vi spacciano ciliegie Ferrovia e voi le mangiate e a mangiarle non sono croccanti, non sono ciliegie Ferrovia. Naturalmente, se al mercato trovate le ciliegie Ferrovia di Conversano, comprate. No, lo dico zitto zitto, perché se mi sentono quelle dei paesi limitrofi, alla fine. Sono andate qua le Ferrovia? No, sono andata a San Michele. Stai buona, sono, la storia è quella. No, sono andate qua. Se trovate le ciliegie San di Conversano, che cos'è? Una... comprate le ciliegie. Vabbè, di Conversano, dai. Che sono le più buone di tutte. Non mi ricordo adesso se San Michele, comunque la storia la scriverò. La scriverò perché ce l'ho e la so. Vabbè, ce l'ho. Comunque sono del sud-est barese. Però quelle di Conversano sono le più buone. Quindi se trovate le ciliegie di Conversano al mercato o nei negozi, perché le trovate, comprate quelle di Conversano, va bene? Io penso più Conversano. E dopo non questo perché spazio Conversano pubblicitario? Non perché di Conversano, è perché diciamo avevamo la filiera commerciale, il mercato. E cosa avevano con gli altri paesi? Non c'è... I buoi. Perché stiamo facendo questo discorso, no, che ci porterà messaggi sopra messaggi sopra messaggi di critiche. Perché di ci hanno fregato la DOP. No, ti prego. Ecco. No. Grazie Agnese. Allora, vi saluto con la mia ciliegia. Sono di Turi, vedi? Vabbè, certo. Dice il paese suo. Comunque, queste sono le ciliegie di Conversano. La mia cheesecake. Anche Turi sono buone. Mo ti lancerò una ciliegia in fronte. Queste sono di Conversano. La mia cheesecake è fatta con le ciliegie di Conversano. No, quelle non sono di Conversano. Io sono di Conversano. Parliamo di Conversano. Quella è della campagna mia, del mio ciliegeto. E il tuo ciliegeto a che paese sta? Non sta a Conversano. Nello specifico. Quanta pazienza devo tenere. Basta, il mio albero. Mi sono stancata. Va bene, ok. Ci vediamo martedì. Se avete dei suggerimenti sulla diretta, ricette semplici da realizzare in mezz'ora, scriveteli sotto. Scrivete sotto nei commenti e io li leggerò. Quella più facile, quella più cliccata, quella più richiesta, quella realizzeremo martedì pomeriggio alle 16:30, sempre qui sulla pagina. Ok? Nel frattempo, un attimo solo, vi devo salutare Spilacci. Bravo, amore di zia, la scuola è finita e tu sei stato bravissimo. Ha fatto tutti i compiti, è stato preparatissimo e quindi zia ti fa un applauso davanti a tutti. Bravo tesoro, bravo, hai fatto tutto bene. Ora, oggi abbiamo usato la nostra diretta. Vabbè, c'è una diatriba, comunque sono... Che diatriba? Dimmi. Ferrovie sono ferrovie. Turi, buon fine settimana. Sì, anche quelle di Turi sono vere. Ma ci mancherà. Però aspettiamo che uno di Turi faccia una diretta. La diatriba dell'origine, non della qualità. Ok, la diatriba dell'origine sì, c'è. Però sì. Io ho un testo originale. Come fai? Nessuno. Ce l'ho. E vi dico una cosa, io la storia della ferrovia, adesso pulisco tutto quello che ho sporcato. Chiederemo allo storico di Conversano. Già ce l'ho. Ti sto dicendo. Vabbè, questa parliamo dopo, non è che devono sentire i fatti nostri. Ce l'ho la storia della ciliegia ferrovia, la metto nella ricetta. Mi raccomando, poi leggete. Ma chi l'ha fatto questa ricerca? Questa ricerca scriverò anche il nome di chi l'ha fatta. Quale anno? Qui bisogna andare a ritroso nel tempo. Si chiama Elefante, il signore che ha pubblicato questa ricerca. Sì. Ed è un signore molto scrupoloso, molto preciso. Ha fatto lui la ricerca?
che l'ha presa dal disciplinare, da una cosa storica che ha fatto la ricerca. Vabbè, ci informeremo meglio. Io mi informerò meglio. E consulteremo anche gli storici più noti del nostro bel paese conversano. Aiutatemi. Andremo negli archivi diocesani. Oddio, aiutatemi. Consulteremo, se è il caso, i discendenti del conte. Sì, mo! Certo. Qua devo mettere la cischia. Loro avevano le terre. Prima le terre erano tutto... Allora, poi nella ricetta troverete la storia della ciliegia e la ricetta del cheesecake alla ciliegia, che se non lo metto nel frigorifero domani non potrò far vedere niente. Va bene? Regista, me lo fai finire? Boh, me lo mangio tutto io, a me piace. Che come te lo devi mangiare che ancora non è pronto? Domani, per forza te la mangiare solo tu, certo. Te la mangiare, che lingua è te la mangiare? Non lo so. Te lo devi mangiare comunque tutto tu, perché io sono allergica, quindi... Ok? Allora, ci vediamo martedì. Suggeritemi la ricetta da fare. Un bacio a Mattias, un bacio a Noemi, un bacio al regista, un bacio a tutti voi. Ciao e grazie. A martedì. Ciao! Arrivederci. Chi ride e chi la prende sul serio? Vabbè, come? Che cosa? Chiudi, dai. Ciao! Ciao! Guarda, qual è l'obiettivo? Ciao, saluta! Ma pensavo che avevi già chiuso! Ciao! Ciao a tutti! Alla prossima! Meno male che non dico niente!